Allora, noi abbiamo scelto LAM perché cercavamo un'azienda che comunque producesse case appunto in legno. Le avevamo sempre viste in montagna e sostanzialmente volevamo trasportare qua questo sistema costruttivo che ci piaceva molto. E quindi, diciamo, informandoci un po', siamo poi giunti appunto alla LAM e ci è piaciuto la gente che appunto ci ha seguito e quindi abbiamo deciso di proseguire poi con loro, soprattutto perché non volevamo un'azienda che fosse, diciamo, le storiche del nord, ma qui del posto per avere un rapporto più diretto, insomma, sia con l'azienda che anche poi con chi l'avrebbe costruita proprio direttamente, ecco. Con LAM ci siamo trovati molto bene e devo dire che ci hanno seguito sempre con attenzione e disponibilità. Io ho passato momenti in cui anche chiamavo spesso l'architetto di riferimento e l'agente di riferimento che ci ha seguito, anche perché ovviamente le cose da decidere o magari che avevamo intenzione di modificare sono state tante e non sempre così semplici, però devo dire che la disponibilità da parte di tutti non è mai mancata, ecco. La prima cosa che ci ha colpito quando siamo venuti ad abitarci, o comunque abbiamo iniziato il trasloco, è stato sicuramente il profumo che c'era nella casa. Questo profumo di legno, poi così nuovo, che noi avevamo avuto in passato una casa in edilizia tradizionale, chiaramente non hai. E quindi è quasi una cosa, come dire, magica, no? Entrare in una casa nuova e avere questo odore che poi chiaramente un po' va riducendosi, però rimane sempre un po' quell'odore di legno quando entri dentro, poi ancora è nuova. E sicuramente quello che a noi piaceva tanto era il fatto anche, per esempio, in camera da letto di addormentarsi vedendo questi travi in legno. Per noi era sempre stato il nostro sogno, quello come quando andavamo in montagna, e quindi l'abbiamo ritrovato in casa nostra, che è stata la cosa che sicuramente all'inizio ci ha reso più felici. Poi chiaramente ci siamo resi conto del comfort che hai abitandoci all'interno, soprattutto nell'omogeneità della temperatura all'interno della casa. Noi eravamo abituati nelle case precedenti in cui spesso in una stanza per un motivo o per un altro faceva più caldo, in una più freddo. E qui quello che è bello è che tu arrivi e la temperatura è la stessa, anche il piano superiore, che è comunque un piano che ha il tetto diretto, diciamo soffitta, ma tra virgolette poi non è una soffitta perché è alto, però non hai, diciamo, il controsoffitto o la soffitta sopra, non è mai comunque una casa calda e hai più o meno la stessa temperatura che hai al piano di sotto, e mantiene questa temperatura, questo sia d'inverno che d'estate. Cioè ad esempio noi quando facciamo partire il riscaldamento eravamo abituati che normalmente quando poi stacchi il riscaldamento dopo poco hai freddo, e invece quello che è bello è che la temperatura si mantiene, quindi anche la mattina, per esempio, quando ti svegli, che magari la notte noi non accendiamo d'abitudine di notte, comunque non hai quella sensazione di freddo, di umido, di un po' fastidioso che avevamo nelle case precedenti. E poi d'estate è uno spettacolo perché senza aria condizionata hai la sensazione di avere l'aria condizionata. Tanti amici sono venuti a casa e ci hanno detto: "Ah, hai messo l'aria condizionata?" No, dico veramente no, perché quest'anno non l'abbiamo ancora messa e rimane comunque questa sensazione di fresco. Il muro interno, quando lo tocchi, è fresco, la differenza che magari hai in una casa tradizionale, nella casa che avevamo precedentemente, che non avevamo. E quindi sicuramente questo comporta anche un dover utilizzare meno il riscaldamento d'inverno, e appunto per il momento noi non abbiamo nemmeno acquistato i condizionatori.